Allora, quasi 10 kg e soprattutto velocità immane e assoluta per utilizzare questi mezzi. Il monopattino è nato proprio come mezzo intermodale e quindi avere la possibilità di chiuderlo e di salire deve essere alla base. Ovviamente chi ci segue su tutti i nostri social, in primis su Telegram, perché lì siamo molto attivi e qua sotto in descrizione trovate ovviamente il link per poterci accedere e non solo il link per il gruppo nostro dove parliamo di micromobilità in generale, anche un bel gruppo dove si parla di usati, lì potete vendere e acquistare i vostri mezzi usati e un altro bel gruppo per le offerte. Quindi tutto quello che riguarda la micromobilità lo potete trovare là. Adesso tornando a parlare di Kugo Kirin, che è un nome già sentito, però vi posso assicurare che toccandolo con mano la qualità costruttiva è migliorata. E fidatevi che qualitativamente è molto cambiata la cosa. Questo Kugo Kirin S1 Pro saprà dire la sua, secondo me, nel mercato di chi vuole un mezzo con pochi problemi, con poche cose da dover pensare, ma con della sostanza, cioè che vi porti a lavorare in maniera tranquilla e soprattutto agile. Ovviamente io e il mio Kugo Kirin dobbiamo ringraziare Banggood per averci pensato e per averci mandato per testare questo mezzo e per farvelo conoscere a voi. Quindi, ovviamente, giù in descrizione trovate il link di Banggood con un coupon sconto veramente interessante, ma il prezzo lo saprete alla fine del video. Venite con me. Allora, ovviamente, come abbiamo detto, un mezzo del genere deve fare della portabilità il suo cavallo di battaglia e infatti abbiamo delle dimensioni veramente contenute. Da aperto abbiamo una lunghezza di 109 cm per 110 cm per 42 cm e mezzo di larghezza, che ovviamente è il manubrio, mentre da chiuso, che le cose cambiano abbastanza perché si andrà ad agire ovviamente sulla parte centrale dove c'è lo snodo tra la pedana e lo stelo. Andiamo ad avere una lunghezza che aumenta da 109 cm a 110 cm. L'altezza ovviamente si andrà a ridurre fino a circa 35 cm, mentre ovviamente, come potete vedere, il manubrio rimane sempre della stessa larghezza. Come vi stavo dicendo, nella parte centrale si trova il punto di snodo e purtroppo non abbiamo un sistema di sicurezza, quindi qualora andiate ad aprirlo, fate attenzione e andate a spingere e a far incastrare bene il dente. La leva che troviamo, che è quella adibita allo sblocco, servirà semplicemente per andare a sganciare un perno che si trova in un alloggiamento. Cosa che sicuramente dovrete fare e ricordarvi sarà quella di andare a ripiegare la leva perché è da mettere in posizione di riposo per far sì che non si vada a incappare in maniera accidentale. Una volta chiuso, il peso, che è veramente ridotto, si sentirà e andrete a giovarne in maniera veramente sostanziale. Beh, stanche in un bagagliaio, che bellezza! Allora, il motore ovviamente, come vedete, si trova nella ruota posteriore da 350 watt, ma ovviamente, visto il monopattino, visto il mezzo, non è che si può aspettare delle gran prestazioni. Riesce a superare pendenze di 15 gradi. Sicuramente in una città si riescono a superare tranquillamente cavalcavia. Ovviamente io vi consiglio di dargli ogni tanto un colpetto col piede, perché purtroppo, diciamo che questo è, come vi ho detto, un monopattino da ultimo miglio per trasporto intermodale. Non ci saranno delle gran prestazioni. Nella ruota posteriore, quindi, comunque è buono, perché, come ben sapete, molto meglio spingere che tirare. La velocità massima che riesce a toccare è 30 km/h. Anche se io, sinceramente, in questi giorni ho provato anche col GPS e vi posso dire che 30 km/h, però ci sono scritti soltanto sul display, infatti siamo intorno ai 25, che comunque è una velocità che per un mezzo del genere va più che bene. Ovviamente vi farà la sensazione, perché vedendo scritto 30 km/h vi sembrerà di andare un po' più forte, però il GPS dice un po' il contrario. Però va bene, a me mi ha soddisfatto comunque.
Allora, Kugo Kirin S1 Pro monta nella parte bassa una batteria da 36 volt da 7.5 amperora. È nella parte bassa, quindi a differenza di altri monopattini che la troviamo nello stelo, è molto ben bilanciato. Questa è una batteria che permette di dare una autonomia di circa 30 km, dichiara la casa. Io vi posso dire che circa ne farà la metà, perché la batteria non è grande, però ovviamente avendo bisogno di portabilità, quindi un peso ridotto e maneggevolezza, è giusto che sia così. Nel lato opposto troviamo l'attacco di ricarica. È un jack che, una volta staccato, dovremo andare a ricoprire l'attacco con l'apposito gommino, che darà un minimo di impermeabilizzazione. Ovviamente io vi sconsiglio di utilizzarlo con acqua oppure dopo che ha piovuto, perché purtroppo è un gommino che, se mal inserito, rischiamo di andare a far entrare dell'acqua in uno dei punti fondamentali del monopattino, quindi bandita l'acqua. Fatemi sapere anche qua giù nei commenti se volete vedere la percorrenza reale di questo Kugo Kirin S1 Pro. Non potete capire la cosa che mi ha stupito più di tutte, che si trova nella parte bassa. Kugo Kirin S1 Pro monta delle sospensioni nella parte anteriore e nella parte posteriore, e che vi posso dire che io, essendo quasi 100 kg con l'attrezzatura, ovviamente non solo io, ammortizza veramente bene. Vi lascerà stupiti, perché ricorda esteticamente le S2, ma in realtà, a differenza delle S2, questo ammortizza sul serio. Ha una molla nell'anteriore che purtroppo in rilascio fa un po' di rumore, però non vi spaventate, non è niente di che, è semplicemente il metallo della molla che va a battere un pochino con la parte superiore della sospensione. Quindi niente di importante, ma ci tenevo a farvelo sapere. Ammortizza proprio bene, ammortizza benissimo. Nella parte posteriore abbiamo anche lì una buona sospensione che farà egregiamente il suo lavoro. Rimanendo sulla parte importante della parte bassa, che sono le gomme, troviamo delle gomme che, per chi è spaventato dalle forature, questa non vi darà nessun problema. Infatti troviamo delle gomme che sono, credo, in nylon, però sono con dei buchi che assicurano una parvenza di ammortizzazione. Una cosa che ci tenevo a farvi sapere è che il cerchio anteriore è in plastica, non è in metallo, però sicuramente non vi darà nessun problema, perché non essendo una gomma a camera d'aria come quella di Dualtron Mini, non c'è la pressione della ruota. Però, come vedete, nella ruota anteriore non c'è nessun freno. Questo monopattino monta due freni che però si trovano entrambi nella ruota posteriore. Infatti abbiamo il freno elettrico o elettronico, che andrà in rigenerazione, quindi andrà a rallentare molto il monopattino, però in maniera un po' blanda. Il freno che poi vi troverete a utilizzare più spesso sarà quello lì situato nel parafango posteriore, che è quello meccanico, che però vi assicura una frenata decente. Ora, su questo canale siamo abituati a trovare mezzi di altro genere, però vi posso dire che, nonostante sia un metodo un po' antiquato, fa bene il suo lavoro. Grandissima stabilità! Una cosa che non ci si aspetta da un monopattino così piccolino. Oh! Ecco, questa era un po' di buche. Su questo monopattino si potrebbe fare anche un ballettino. La pedana, nonostante sia così piccolo, è bella lunga e sgommatina, in modo da dare sicurezza al piede. Mi piace come ci si sta sopra. La guidabilità, ve l'ho fatto vedere in tutte le salse, è ottimale. E queste sono tutte quelle carte che vanno a far sì che questo mezzo possa essere quello scelto dai neofiti. Infatti avere una bella stabilità è una peculiarità che tutti quanti quelli che si vanno ad approcciare a un mezzo diverso come quello che è il monopattino vanno alla ricerca e ne hanno soprattutto bisogno.
Nella parte frontale troviamo un catarifrangente con annesso LED per far sì che si possa agevolare la visione. Nella parte posteriore sul parafango troviamo anche il LEDino che quando si accendono le luci servirà per notificare la vostra posizione, e quando invece andrete ad azionare il freno elettrico, quello che troviamo sul manubrio, inizierà a darvi un piccolo lampeggio per avvisare chi vi sta dietro che il monopattino sta iniziando a rallentare. E infine, salendo lungo lo stelo, arriviamo al manubrio. Il manubrio di questo monopattino è non troppo largo, parliamo di circa 43 cm. Sulla destra troviamo le manopole che sono di buona qualità, è una gomma soffice che dà molto piacere al tatto. Qua, sempre sulla sinistra, troviamo il freno elettrico, mentre spostandosi nel centro troviamo il bel display dove abbiamo un bel po' di informazioni. Sulla sinistra la batteria, la velocità che stiamo facendo attuale, la marcia che stiamo utilizzando. Sotto troviamo, quando siamo fermi, il totale dei chilometri, mentre quando andiamo qua apparirà il parziale. In più questo monopattino è dotato di Bluetooth, che però ancora non sono riuscito a trovare l'applicazione che serve per farlo funzionare. Tutto viene gestito da questo tasto che troviamo poco sotto il display. Cliccando una volta passiamo nelle varie mappature della centralina, prima, seconda e terza velocità, mentre cliccando due volte andremo ad accendere le luci. E per concludere, sulla destra troviamo l'acceleratore che è a pollice e che in questo caso non servirà la spinta per farlo partire, ma sicuramente dall'applicazione questa cosa si può andare a modificare. E ora ragazzi, vorrei arrivare con voi alle conclusioni. Arriviamo subito alla cosa fondamentale che tutti quanti voi state aspettando: il prezzo del ragazzetto. Kugo Kirin S1 Pro viene col nostro codice coupon sconto sul sito di Banggood meno di 300 euro, e analizzando un attimino il target che ha questo monopattino, analizzando le caratteristiche e le peculiarità, secondo me è un pezzo veramente molto aggressivo. Abbiamo sospensioni buone che funzionano, e ve lo posso assicurare io che peso quasi kg. L'autonomia non è il massimo, perché ovviamente la batteria non è enorme, però per chi si orienta verso un mezzo del genere di sicuro tende a prediligere la leggerezza e la trasportabilità a fronte di una batteria molto capiente. Veramente l'ingombro è minimo, andandolo a ripiegare si allunga di solamente un centimetro questo monopattino, e quindi questo fa sì che chi è obbligato a dover utilizzare un monopattino per raggiungere un treno o un autobus possa avere il massimo della resa grazie a queste dimensioni. Ora mi raccomando, fatemi sapere la vostra qua sotto, e ditemi un po' cosa ne pensate di questo Kugo Kirin S1 Pro, e fatemi sapere se volete vedere altre recensioni di mezzi di questa azienda. Da Alfredo per Laco Creative è tutto, spero che vi sia piaciuta questa recensione, e mi raccomando, non dimenticatevi che il futuro è elettrico. Ciao ragazzi. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the